giugno 1946, con il referendum istituzionale, prima espressione di voto a suffragio universale nella storia nazionale, gli italiani scelsero la Repubblica ed elessero l'Assemblea Costituente, che l'anno successivo avrebbe approvato la Carta Costituzionale, ispirazione e guida della ricostruzione materiale ed istituzionale dell'Italia e, da allora, simbolo e fondamento della democrazia del nostro Paese. Quei valori di libertà, giustizia, uguaglianza fra gli uomini, rispetto dei diritti, delle capacità e del merito di ognuno sono ancora oggi il fondamento della coesione della nostra società e i pilastri su cui poggia la costruzione dell'Europa. La Costituzione è un'autentica tavola dei valori e dei principi in cui riconoscersi, dei diritti e dei doveri da rispettare. Le sue disposizioni, a 60 anni dalla loro approvazione, continuano a manifestare la loro attualità. Giorgio Napolitano, 2008. Fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. La Repubblica la garantisce con del regol fatti apposta e lingui ed minoranza. Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose, diverse dalla religione cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per la legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. L'ordinamento giuridico italiano si conforma al nome di diritto internazionale generalmente riconosciuto. Le condizioni giuridiche dello straniero è regolata dalla legge in conformità della norma di trattati internazionali. Lo straniero è a quale si è impedito nel suo paese effettuare esercizio della libertà democratica garantita dalla Costituzione italiana, ha diritto dell'asilo territoriale della Repubblica secondo la condizione stabilita dalla legge. Non è ammesso l'estradizione dello straniero per reati politici. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. La Costituzione italiana è il più grande libro di etica pubblica del Novecento, è la casa di tutti. È un libro che ha un valore storico e utopico, perché da un lato appunto è nato in un'epoca storica molto definita e contiene il meglio di quell'epoca e contemporaneamente ci prefigura una società che è la società in cui la dignità di tutti è alla base di ogni cosa. Abbiamo collocato i primi 12 articoli che sono i principi fondamentali della Costituzione italiana. Noi crediamo che tutti gli altri articoli sicuramente si possono modificare e hanno senz'altro bisogno anche di essere aggiornati in una situazione che è molto diversa da quella del 48. Però i primi 12 articoli, i primi 12 principi fondamentali costituiscono l'intelaiatura etica e l'intelaiatura di valori e valoriale che dovrebbe comunque rimanere.